Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere la mia intera cameretta. Cominciamo subito! Allora ragazzi, io mi voglio immediatamente scusare per l'audio di questo video. So che mi è arrivato il Samsung Meteor Mic, così come lo saprete voi, ma purtroppo ragazzi, questo audio lo sto registrando in live e quindi sapete, portarmi indietro un microfono che non è neanche così piccolino, forse sarebbe un po' scomodo. Allora ragazzi, io direi di cominciare immediatamente con questo video. Alla mia sinistra, appena entrati in camera mia, si vede diciamo la sezione per i miei video. Infatti qui c'è il mio treppiede, il treppiede dove di solito qui sopra ci sta la reflex, ma la sto utilizzando in questo momento per registrare. Poi il mio Samsung Meteor Mic che mi è arrivato proprio ieri, ragazzi. Qui una scatola, adesso vediamo il contenuto, e lì una scatoletta per portarsi dietro il treppiede. Allora ragazzi, andiamo a vedere il contenuto di questa scatola, quindi andiamo a togliere il coperchio. Come potete vedere ragazzi, qui dentro ci sono piccoli aggeggi per la mia reflex, tra cui i cavi, il copriobiettivo, coprilente, eccetera eccetera, e basta insomma. Ok, quindi in questa finestra invece abbiamo una stampante che penso che prima o poi toglierò, dato che non la utilizzo veramente mai, e niente, insomma, una semplicissima stampante. Qui sotto abbiamo un nanetto da giardino che penso che sposterò prima o poi perché anche lì dà abbastanza fastidio. Qui sulla mia destra, appena essere entrato, questa qui è la porta, ragazzi, io entro e giro a destra, c'è, come potete vedere, il mio letto, è un letto da una piazza e mezza, il mio comodino, tra cui tachipirina, coso per l'aria condizionata, dentiera, no dai, dentiera no, comunque apparecchio perché io devo mettere l'apparecchio mentre dormo, carica batterie della Canon, e il mio iPad mini. Poi vabbè, qui sotto abbiamo altre gianfrusaglie, principalmente libri. Allora, qui abbiamo la mia scrivania, ragazzi. Se volete vedere in dettaglio la mia scrivania, vi lascerò il link in descrizione di un mio video che si chiama My Room Setup, dove vi ho fatto vedere solo ed esclusivamente, diciamo, la mia scrivania. Quali sono le differenze? È che c'è il Samsung Meteor e che c'è la televisione con l'Xbox 360. Poi basta, non ci sono altre differenze. Qui c'è il mio iPhone primario, che è un iPhone 5S. Non penso che mi prenderò l'iPhone 6, penso proprio di no. Poi qui sotto abbiamo tre cassetti. Andiamo ad aprire il primo cassetto. E nel primo cassetto, ragazzi, ho le cover, per cui tutte le cover dei miei dispositivi, dall'iPhone 3GS all'iPhone 5S. Poi abbiamo un iPhone 4S ed un altro iPhone 4S. Poi il mio secondo telefono, che è stato tipo una roba assurda, lo perdevo sempre. Ok, poi qui nel secondo cassetto invece abbiamo tutte le cuffie, per cui queste cuffie che si chiamano N-Tune, mi sembra Monster, e sono delle cuffie in air bellissime, ragazzi, davvero le amo. Queste qui sono le cuffie che uso per l'Xbox, che penso che prima o poi le cambierò, mi prendo un bel headset, penso di prendermi le Turtle Beach. Poi qui le cuffie Skull, se le volete comprare non ve le consiglio perché sono molto scomode. Alcuni auricolari dell'iPhone, se magari riesco a mettere a fuoco, ok, e delle altre cuffie in air che sembrano delle stringhe, questa è la loro particolarità. Poi qui invece, ragazzi, nell'ultimo cassetto abbiamo vecchie cose, diciamo, della mia scuola. Devo ovviamente cambiarle, toglierle da qui e magari metterci qui qualcos'altro, ma ancora non so che cosa metterci. Poi appunto qui c'è la mia sedia. E qui ragazzi abbiamo la parte più interessante, scusatemi se vedete un controluce, ma purtroppo qui c'è la finestra. Qui c'è la parte interessante, come potete vedere. Nella prima scatola, ragazzi, non abbiamo altro che tutti i prodotti che ho della Apple, per cui alcuni caricabatterie, le AirPods, delle scatole dell'iPhone 3GS, scatola dell'iPhone 5S, dock dell'iPhone 5S che però è lì per tenere il mio iPhone stabile in piedi. E basta, insomma, principalmente abbiamo tutte queste cose qui. Poi qui sulla destra abbiamo questa scatola dove ci sono tutti gli accessori della mia GoPro. È una GoPro Hero 1, non è niente di che.
aspettate che metto bene a fuoco, e appunto la GoPro Hero 1, appunto non è niente di che, però insomma mi basta per i video che faccio quando scio, eccetera eccetera. Qui con tutti, vabbè, i supporti, tipo supporto per la testa, supporto per il petto, eccetera eccetera. Poi in quest'altra scatola abbiamo degli accessori della mia vecchia telecamera, la telecamera che utilizzavo prima per registrare, adesso utilizzo la Canon 1200D. E una vecchissima macchina fotografica che tipo ha fatto la storia, cioè è stata tipo la mia prima macchina fotografica della Nikon, tra l'altro. E se magari la riesco a togliere, eccola qui. E eccola qui. È questa qui, ragazzi. Bruttissima. Piccola. Poi qui nell'ultima scatola abbiamo semplicemente delle vecchissime cianfrusaglie, tipo il Nintendo DS, insomma, tutte cose che utilizzavo da piccolo, per cui tra poco sistemerò anche questa scatola. Qui dietro, ragazzi, abbiamo l'armadio con un poster firmato da Andrea Dovizioso. No, ragazzi, non seguo la MotoGP. Poi, vabbè, qui i miei vestiti, vabbè. Poi gli armadi non ve li faccio vedere nello specifico. Quindi ragazzi, questa era principalmente camera mia, spero di non essermi dimenticato niente, magari mi potete fare delle domande. Qui sopra, ragazzi, sopra la nostra scrivania abbiamo delle mensole con tutti i miei libri scolastici. Povero me, ragazzi. Tra poco li devo anche cambiare perché quest'anno vado in terza. Poi qui delle cornici che ho giustamente girato perché sapete che non mi voglio far vedere in faccia. Coppe, medaglie, cose varie. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi scuso ancora una volta per l'audio di questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti di camera mia. Quindi io vi invito a lasciare un bel like a questo video, a lasciare un bel like alla mia pagina di Facebook ufficiale che ultimamente sto utilizzando veramente un sacco, a seguirmi su Twitter, ragazzi, per essere informati riguardo al mondo Apple e riguardo alle news del mio canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, potete anche vedere il mio profilo di AskFM per farmi delle domande sia personali che sul canale o che tutto quello che volete, io vi risponderò il prima possibile. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!